living on the run, driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Siamo a puntata di Sport River, aspettando il 2019, questa volta siamo a Sassari con Gianmarco Pala, allenatore. Buongiorno Gianmarco. Ciao Bruno, buongiorno a tutti. Ovviamente parleremo della tua scuderia, inizieremo come faccio con tutti dei cavalli vecchi, perché comunque hanno appena concluso, cioè hanno concluso la stagione 2018 e si presenteranno anche nel 2019. E poi parleremo dei puledri che hai, ne hai sia mezzo sangue che puro sangue inglese. Certo. Partiamo dal cavallo, non lo so se è di punta, però quello che comunque è l'anziano pure sangue inglese che se la vedrà con la miglior categoria, credo. Certo, Zerindi. Sì, Zerindi. Come si presenta questa? Ha finito bene? Allora, Zerindi intanto, come dicevi tu, è sicuramente il cavallo di punta di scuderia per tutta una serie di motivi. Lo abbiamo acquistato un gruppo di proprietari urunesi molto appassionati che fanno capo al signor Zida, lo hanno acquistato a settembre e da subito ci ha dato grandi soddisfazioni, perché la prima corsa in cui ha corso per i nostri nuovi colori ha subito realizzato un buon terzo posto nel Gran Premio Regione Sarda dietro Winnie e Dipinto, che non sono certo due cavallini da non tenere in considerazione, e oltretutto anche il giorno con una partenza che lo ha penalizzato molto, perché se ti ricordi c'è stata la partenza a bandierina e lui è stato forse l'unico che ha rispettato la posizione di partenza, aveva, se non ricordo male, il 10 di gabbia, si posizionò all'esterno e partì all'incirca 100 metri dopo i primi fuggitivi. Quindi in arrivo era terzo, a un paio di lunghezze da quei due, e quindi da subito ci ha fatto capire che era un cavallo che qui in Sardegna poteva dire la sua. E ci ha ripagato con la vittoria all'ultima giornata a Villa Cidro, direi quasi inaspettata, perché la gentleman che era una gentleman che praticamente era la replica del Gran Premio della settimana mancava prima, mancava solo dipinto, quindi insomma ci ha dato grande soddisfazione, ma aveva corso bene anche precedentemente, sì. Quando era terzo, il giorno che vinse dipinto. Insomma, è un cavallo sicuramente buono, dalla grandissima genealogia. E ricordiamo l'allevamento della cacca. Sì, allevato da sua altezza Karim, principe Karim. Quindi Zerindi sicuramente lo aspettiamo come un probabile protagonista della stagione. Ma speriamo, adesso decideremo con i proprietari, perché c'è anche l'idea, l'ipotesi di farlo partecipare a qualche palio durante l'estate. Vedremo un po' cosa fare, di sicuro rientrerà a Chilivani e poi vedremo da farsi. Lasciando Zerindi, ne ho qualcun altro. Sud Sound System è un cavallo a cui sono molto affezionato, perché ricordiamo che è nato e allevato in Sardegna, l'ho avuto in allenamento per la prima volta l'anno scorso e in primavera mi è stato portato e fortunatamente direi, mi sono accorto subito che, secondo il mio parere, aveva un problema che ne condizionava molto, molto l'impegno. E risolto il problema, il cavallo è iniziato a sbocciare e ha realizzato dei buoni risultati. E a questo, guarda, mi ricordo una nota mia personale con te, mi ricordo che nelle tue valutazioni di fine anno non era trattato benissimo dai tuoi voti, io invece ritengo che sia stato il miglior 3 anni della sua generazione. Ti spiego il perché. Bruno ha avuto solo una flessione nella parte finale della stagione, ma dovuta non tanto al fatto che il cavallo era stanco, ma al fatto che il cavallo non gradisce i terreni poco consistenti. Quindi lui è un cavallo che gradisce il terreno duro o buono. Quando si è trovato con terreni che non lo soddisfacevano, il cavallo non ha reso come prima. E poi ti ricordo un'altra cosa, che il cavallo è dalla primavera dei 3 anni che corre con i vecchi, è l'unico che ha affrontato i vecchi. L'avevo sottolineato. Abbiamo perso, Bruno, una condizionata a Chilivani in primavera, siamo arrivati terzi perdendo di corta testa il secondo posto da un cavallo buono come era l'ex vincitore del Gran Premio Regione Sarda, Dark Sea, e mezza lunghezza dal cavallo di Antonella Muroni, Foxy Claret, un cavallo esperto. E considera una cosa, che quel giorno lì la monta di Dark Sea
raccattò una bella multa perché all'ultima piegata, non in arrivo, diede una cavallata proprio a Sud Sound System, quindi il Fantino venne multato senza ovviamente essere ritoccato l'ordine d'arrivo, però questo per dire che è un cavallo che anche in quell'occasione avrebbe potuto anche vincere. Quindi è stato sacrificato. Sacrificato molto, la verità, perché ha fatto due vittorie subito a 3 anni e poi siamo stati costretti a prendere quella strada lì. Quest'anno aspetto che almeno ripeta l'anno scorso, lo impiegherò sicuramente con più raziocinio, perché non essendo più un 3 anni, ma essendo un anziano, insomma, bisogna scegliere distanze e impegni con più oculatezza. Allora, c'è due nuovi arrivi? Sì, sempre tra i vecchi ho due nuovi arrivi, vabbè, uno c'è già 2 o 3 mesi, cioè, Rainpour, adesso spieghiamo al pubblico, cioè Rainpour e Sopranviola del signor Zene, che era l'altro nostro sponsor del giro. Ah, non lo sapevo, mi fa molto piacere, sì, del signor Zene, e niente, Rainpour è arrivato in autunno l'anno scorso e ho subito provato a buttarlo nella mischia, diciamo, per vedere un po', di conoscerlo, perché non avevo mai avuto occasione di averci a che fare. E niente, ha evidenziato qualche problemino, ci abbiamo lavorato su. Io sono convinto che è un cavallo tuttora inespresso e quindi mi aspetto da un momento all'altro che fornisca una buona prestazione. Ricordiamo che lui è il figlio della Grande Ardara. È il figlio della Grande Ardara, sì. Quindi aspettative su un cavallo del genere? Ne ha, le ha sempre avute. Diciamo che ha cambiato anche tanti training, perché è un cavallo che, se non ricordo male, ha cambiato 4-5 allenatori dai 2 anni fino adesso. E quindi, insomma, è un cavallo un po' sfortunato. Ci sto lavorando su, spero di dare al proprietario una soddisfazione, perché lui a questo cavallo è molto affezionato. Quindi spero a breve di riuscire a buttarlo dentro. Non è avvantaggiato dal fatto che, la verità, i programmi di corse in generale per i cavalli da distanza come lui sono un po' carenti. Diciamo che quasi sempre ti devi scontrare con la prima categoria e non è facile. L'altra cavalla è Sopranviola. Su Sopranviola non mi sbilancio più di tanto, posso solo dirti che è sicuramente una cavalla buona, perché lo ha dimostrato a Pisa, sì, certo, in altri contesti. È arrivata questa settimana dopo, credo, qualche mese di pascolo, è ovviamente da riprendere, l'ho ripresa praticamente da zero, spero in un paio di mesi di farvela rivedere, ecco. Ci sono grandi aspettative anche su di lei, perché ripeto, se la portiamo la categoria con cui correva, la nostra dovrebbe, ci dovrebbe stare, vedremo. Anche perché è una cavola da distanza, sarà, ma secondo me si adegua, fa un po' tutte le distanze, dai 1600 ai 2000 io credo che possa correre bene sempre. Allora, lasciando Rainpour e Sopranviola, i vecchietti, ti chiedo di Temujin, che è il tuo... Allora, Temujin fa parte... Non è il mio pupillo, diciamo che è un cavallo su cui l'anno scorso ho lavorato molto, perché i primi mesi dell'anno purtroppo ha avuto un inizio di carriera un po' sfortunato. Ha debuttato molto bene a Chilivani il giorno della Corsa Buona a giugno. Intanto mi sono dimenticato di dirti che ha una genealogia molto progressiva, un po' tardiva, il padre era un Galileo, quindi a 2 anni diciamo che non ha dimostrato di essere precocissimo. Ha debuttato a Chilivani bene nella Corsa Buona, finendo quinto a ridosso dei primi, e poi purtroppo ha avuto un inconveniente qui a Sassari che gli ha condizionato anche gli impegni susseguenti, perché ha avuto difficoltà a inserirlo in corsa. E poi invece sul finire dell'anno ha iniziato a darmi le soddisfazioni che aspettavo, perché la verità, a Villa Cidro abbiamo perso male il criterium, perso male intendo quando perdi di corta incollatura a testa, sono arrivati con un percorso esterno, però lui ha avuto un percorso un po' più difficoltoso delle altre due contendenti, però tira una buona linea. Sì, ma io sono stato contentissimo anche della piazza raccolta, perché comunque sia Valentia e anche Mastra di Scola avevano già dimostrato durante l'anno di essere due cavalle svelte. Quindi sono molto contento, rimane il rammarico per aver perso, sai, in fotografia, però rimane l'impianto. Bruno, io sono convinto che è un cavallo talmente progressivo che credo che non solo quest'anno, ma anche negli anni a venire dirà la sua, secondo me sì. Farà parlare di sé. Secondo me sì, perlomeno ci spero tanto. Allora, chiudiamo con i vecchi e passiamo agli anglo-arabi. Anglo-arabi, purtroppo, anziani non me ne è rimasto neanche uno, e sono già 2 o 3 anni che mi capita questa situazione, ma sono contento di questo, perché la verità, quasi tutti i puledri vengono valorizzati. Proprio domenica anche uno che avevo l'anno scorso ha esordito su nelle prove a Montebone. Insomma, siamo contenti di non avere cavalli anziani, perché vuol dire che lavoriamo bene con i puledri. Poi io sono convinto anche che comunque
la tasca del proprietario sia una sola, Bruno, e quindi bisogna salvaguardarla, monetizzare quando certo, è possibile. Certo, e soprattutto ti ripeto, valorizzare il cavallo, cioè l'angloarabo a fine dei 3 anni non deve essere da prendere e buttare nel cestino, deve essere ancora integro e deve poter ancora dire la sua in altri contesti. Io lavoro molto in questo senso. Sì, intanto, cerco molto di salvaguardare anche il proseguo della carriera agonistica, anche se non avverrà presso la mia scuderia. Mi sono dimenticato, tu hai vinto quel famoso internazionale, sì, un certo, po' caotico con Zero, sì, Track. Sì. A parer mio, adesso chiudendo proprio la parentesi del 2018, sì, a parer mio Zero Track, ma ne ho, mi sono confrontato con tanti, sì, ma rivedendo, sì, sì, le corse così, sapendo anche del problema che l'ha accompagnato tutto l'anno, rimane uno dei migliori secondo me della... Guarda Bruno, io della esagero, mi permetto di esagerare. Tu sei di parte. No, esagero perché, io cerco di essere più obiettivo, perché l'ho avuto in scuderia, Bruno, quindi conosco il cavallo. Io ti posso dire questo, non è un alibi, è anzi un vanto per lui, non per me, per il cavallo. Secondo me, è, perlomeno per la poca esperienza che ho, è il cavallo in assoluto con più cuore che io abbia mai avuto. Perché un altro cavallo, con i suoi problemi, non sarebbe mai sceso in pista. Invece lui non solo è sceso in pista, ma è sceso in pista con profitto. Perché Bruno, non dimentichiamoci che ha fatto solo 6 corse, al debutto si presentava addirittura facile, sì, nelle mani del suo interprete, e purtroppo in 4 andarono dritti, sullo steccato opposto. Okay? E quindi se no già il debutto sarebbe stata un'altra, sì, figura. Poi per carità, l'unica corsa dove io ho dei veri rammarici è il derby. Ma è quarto lui. È quarto venendo forte, perché se hai rivisto le corse, sì, ti, sì, si è accorto che viene su bene, e oltretutto alla corsa precedente, 15 giorni prima, ha battuto tutto. Strabattuto il cavallo che poi ha vinto, però purtroppo al derby siamo stati condizionati fondamentalmente dal terreno molto duro. Lui purtroppo le volte che si è espresso bene, si è sempre espresso bene su un terreno almeno morbido. Il giorno a fine agosto dove vinse alla grande a Chilivani, il giorno del Gran Premio Presidente della Giunta Regionale, il terreno era morbido e il cavallo dimostrò il suo valore. Ok, abbiamo parlato del 2018 e ci inizia il 2019. Tu stesso poc'anzi hai detto che come obiettivo ti metti di valorizzare l'anglo-arabo. Qua ne abbiamo 4, giusto? Anglo-arabi, puledri ne ho 4. No, 5 sono. No, puledri anglo-arabi sono 4. 3 fondo inglese, una è puro sangue. Di quelle che hai segnato. Ah, è vero, è vero. 3 fondo inglese, 2. Scusa, in 3 fondo inglese e 2 fondo arabo. Qui sono 5. Sono 5, scusami. Quindi c'ha ragione. C'hai ragione, sono 6 compreso il puro sangue. Ok. Partiamo da Merusa, da Imperatore, da Claudia e Rimmel. Allora, Merusa di proprietà del signor Mariano Satta di Ploaghe. Che sono gli stessi allevatori, tra l'altro. Stessi allevatori, allevatori anche della mamma Rimmel. È una cavalla su cui punto molto per il proseguo della stagione, non nell'immediato. Perché? Perché a mio modesto parere è una cavalla che ha grande attitudine alla distanza, ha una grande struttura fisica, quindi appare ancora un po' scucita, si vede che ancora è in fase di sviluppo, e ti ripeto, non credo che sia adattissima alle prime corse su distanze, diciamo, brevi, intorno ai 1600. L'aspetto su distanze un po' più impegnative, e sono convinto che è una cavalla qualitativa. La mamma, se non ricordo male, del resto era seconda al Gran Premio Sardo, dietro, se non ricordo male, a Redenta Tiria, a quel fenomeno di Redenta Tiria, quindi insomma è una cavalla buona. Poi anche morfologicamente non presenta difetti evidenti, quindi ci spero molto. Vediamo la mamma Rimmel, seconda Gran Premio, è stata sempre, sì, dietro le rentatine in tutta la stagione, ed è sorella uterina di Tornasol, l'altro cavallo che avevo anche 2 anni fa, Vikito. Ah, è Vikito. Tornasol, ricordiamo, è famoso per lo show fatto in Piazza del Campo, certo. Sono cavalli un po' particolari da quel punto di vista. Lui era Jupiter Moon, invece questa, sì, è una derivata. Questa è un Imperatore da Claudia, sì. Come l'ho valuto Imperatore? Questa è già un primo. Ma guarda, io è l'unica cavalla che ho potuto allenare, figlia di questo stallone. Ricordiamo che scenderanno in pista per la prima volta quest'anno. E ti dico, sì, e ti dico che mi ha colpito in particolare una cosa. Al di là della morfologia, dell'attitudine in pista, mi ha colpito, non so se dipende dall'incrocio con lui, la solidità mentale della cavalla. Non appare, quasi non sembra un'anglo-araba, si comporta come una cavalla puro sangue, molto seria, molto fredda, regolarissima. È veramente, io credo che sia veramente uno stallone che può dare
può migliorare, considerando anche il fatto che fuori da tutti i nostri incroci classici, Oscar Day, Vidocq, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, da tenere in grande considerazione. Passiamo all'altra, allora c'è una femmina fondo inglese, sì. Agrin Desert. L'altra Agrin Desert, medesimo allevamento, sempre del signor Satta, però questa volta del fratello Francesco, non di Mariano. E questa non è figlia del derivato, è figlia del puro sangue, è figlia di Sound of Desert. La mamma Eva Green è una Nessitue. Anche questa nasce alla grande, direi, Bruno, perché la linea femminile ha sempre dato cavalli da corsa. In particolare ricordo una sorellastra sua di un paio di stagioni fa, un Uviore, che se non ricordo male ha fatto 3 o 4 primi, per carità non in gran premi, però insomma una cavalla sempre ben comportata. Sì, e spero che con questa invece di poter correre anche a breve e di magari fare anche da subito dei buoni risultati. Ci spero molto. Non te l'ho chiesto, adesso sono tutti e due fondo inglese. Il 29 fra una settimana quasi, c'era la debuttante, conti di esserci? Conto di esserci con questa di cui abbiamo parlato adesso, con Agrin. Ok. Artemide Saura, questa... Artemide Saura. Spiegaci la tua genealogia. Artemide Saura è un affondo arabo proveniente dall'allevamento del signor Antonello Piredda di Tiesi. È dunque una frac di Montalbo con mamma, se non ricordo male, la mamma è una Sirlad Junior. E niente, ha una gran bella linea femminile, perché la linea femminile è la linea di Oscar Day. È sorellastra di Zenioso e Tiesi, un cavallo che l'anno scorso a fine stagione abbiamo recuperato, aveva avuto un inizio di stagione non presso di noi, poco felice, diciamo, e sul finire dell'anno siamo riusciti a rimetterlo nella giusta direzione. È una cavalla leggermente tardiva anche morfologicamente, come sono la maggior parte dei figli di Frac, però ti dico che è una cavalla che mi sta facendo vedere qualcosa di interessante. Io sono convinto che nel proseguo della stagione, rivali permettendo, possa anche stupire. Ti faccio la domanda che faccio a tutti: il 6 aprile c'è la fondo arabo? Non lo so, sulle fondo arabo, perché ne ho anche un'altra, sono due le femmine, aspetto gli ultimi lavori, perché sinceramente, ti ripeto, potrei correre come posso anche aspettare un qualcosa. Le cavalle sono in ordine, però ti ripeto, non sono precocissime, non lo so, non oso azzardare. Non escludi nulla. Non escludo, probabile il debutto. Ecco, adesso parliamo di Annalisa Saura. Annalisa Saura è l'altra fondo arabo, è sorella di zio Frac, il cavallo di cui abbiamo parlato prima, sorella uterina, padre diverso, è una figlia di Eros Diozieri. E niente, spieghiamo anche Vida Mia ce l'ha avuta tu. Allora, io ho avuto Vida Mia, anche lì l'ho avuta per mezza stagione. Per mezza stagione, perché allora io era al derby che sono seconda. Ho fatto un grandissimo risultato al derby, considerato il fatto che la cavallo arrivò da me durante l'estate, reduce da una primavera veramente disastrosa, non tanto dal punto di vista dei risultati, ma dal punto di vista della condizione fisica. La cavalla purtroppo era molto esile, già messo molto esile, piccola, anche questa non ha una grande struttura, però questa è più robusta. Vida Mia risultava essere anche più sottile, più fragile, fra virgolette. E niente, era in scuderia da un altro allenatore, poi me la portarono durante l'estate, se non ricordo male, fine luglio. E nel giro di un mese e mezzo la rimettemmo a posto, ci limitammo semplicemente, ricordo, a darle un po' di condizione fisica atletica, e rientrammo a Chilivani nella Maiden e vincemmo, e due settimane dopo abbiamo fatto una grandissima corsa al derby, arrivando secondi, per carità, 100 metri dietro. Beh, quel fenomeno di 29, di 29, considerando anche il fatto che è stata venduta molto bene, adesso è sulla Colace, come sarà la provincia. Bravo, sì. Si è comportata bene la molto bene. Questa sorellina le assomiglia molto, è un po' più rustica, ha un po' più di struttura fisica, però secondo me come lei andrebbe aspettata un po'. Sì. Questa è la mia opinione. Poi per carità lo vedremo col proprietario, il signor Calaresi, che è una persona super esperta di cavalli, quindi vedrò con lui da farsi, vedremo gli ultimi lavori. Ti dico che l'idea che ho è che comunque sarebbe meglio aspettarla un film. Questa è l'idea.
chiudiamo con gli anglo-arabi, no, con Analisa, sì, sì, Analisa Saura, perché è ovviamente anche la sorella otterina, sì, di Pantuosco. Di Pantuosco, di Vidamia e di Zio Frac, sì, sì. Opera Saura, la stessa, la terza, sì, era seconda dall'internazionale. No, linea di grandissimi cavalli. Quindi di questa ci sono sempre aspettative. Aspettative, però ti ripeto, con questa ci andrei, mi sbilancio un po' di meno. Una cavallina, secondo me, da aspettare un po', da valutare un po'. Subonesio? Subonesio è un anglo-arabo fondo inglese, figlio di Geroni, quindi è figlio di un fondo arabo, mamma puro sangue, una regal archive inedita, è proprietario allevatore il signor Gianfranco Piriotto di Bono, cavallo dalla grande struttura fisica, purtroppo è arrivato un po' tardi in scuderia, è proprio la mole e la morfologia particolare, insomma, mi fanno propendere per un debutto un po' più in là, perché il cavallo ancora, nonostante che stia lavorando tutti i giorni, è ancora un po' indietro. Quindi aspetto un po', è sicuramente un cavallo da distanza, speriamo che ci dia qualche soddisfazione. Chiudiamo con l'anglo-arabo e parliamo di Murighessa. Murighessa è l'unica puledra puro sangue che ho in scuderia. Di 2 anni. Di 2 anni, ma questo non mi preoccupa, vista anche la partnership con la scuderia San Giuliano, con Leonardo Chessa e il signor Domenico Manca, quindi non sono preoccupato di avere pochi effettivi qui a Sassari, perché ne abbiamo altrettanti giù ad Alghero. È una puledra puro sangue, figlia di Sando Desert, anche lei sorellastra di Salsa Dream, Angelo Baio, anche qui cavalli secondo me galoppatori per le nostre latitudini. Angelo Baio aveva vinto qua il Nino, sì, aveva vinto una bella corsa, anche se comunque Angelo Baio, se andiamo a ricordare, a 2 anni non corse. No, non corse. Sì, e ebbe diversi problemi, debuttò ai 3 anni inoltrati e si fece anche male brevemente. Quindi io non voglio portarmi sfortuna, però è una cavalla che ho da ottobre in scuderia, quindi è lavorata a modo, diciamo, con tutti i tempi giusti. Però non ho fretta di correre. Manca ancora un mese, se non sbaglio. Sì, ma ti dico già, Bruno, che quella debuttante a 1000 metri a vendere sicuramente lei non la fa. Allora, Gianmarco, abbiamo parlato un po' di tutti. Sì. Abbiamo fatto di fare una cura generale. Ci sarà modo più avanti di tornare su questi cavalli, perché speriamo. Comunque seguiranno interviste, approfondimenti durante tutto l'anno. Cosa ti aspetti tu dal 2019? L'anno scorso non credo sia andato male, neanche 2 anni fa, sei sempre stato un po'. Ma guarda, a parte 2 anni fa che siamo andati benissimo, l'anno scorso abbiamo fatto una stagione direi memorabile, perché proprio con Leonardo Chessa, il caporale che segue la scuderia San Giuliano, in due, Bruno, io i numeri li guardo solo per vedere, darmi un'idea del come ho lavorato, perché i numeri magari non sono una scienza esatta, però danno un'idea. Quando tu a fine anno ti guardi le statistiche, un po' sai valutare se hai lavorato bene o male o se ti puoi migliorare o no. Io sono convinto che ripetere l'anno scorso sarà difficile, ci stiamo provando perché stiamo lavorando col massimo dell'impegno. L'anno scorso è stato un anno memorabile, qui a Sassari abbiamo perso la classifica all'ultima giornata dall'allenatore più vincente che c'è in Sardegna, quindi e anche nel 2017 la perdemmo all'ultima, o se non all'ultima, alla penultima giornata, eravamo in lotta. Quindi abbiamo chiuso secondi, però è un risultato tutto sommato che un po' mi aspetto, perché essendo io qui di Stazza Sassari, i cavalli conoscono la pista è un po' particolare, quindi sono un po' fra virgolette avvantaggiati quando corriamo qua. Però abbiamo corso bene anche a Chilivani, abbiamo chiuso terzi in classifica dietro il signor Pin e il signor Cottu, quindi è stata una soddisfazione enorme, enorme. Abbiamo anche vinto i nostri primi gran premi, come ricordavi tu, anche se con retrocessione, comunque vincere un internazionale è una cosa memorabile. Che io da bambino, quando andavo a vedere le corse degli internazionali in primavera, era come era il non plus ultra, diciamo. Quindi l'aver vinto quella corsa mi ha dato una grandissima gioia, seppur viziata da un intervento d'autorità. E poi abbiamo vinto anche il Criterium qui, cosa che non era mai successa, l'avevamo sfiorato anche 2 anni fa, l'ho sfiorato con Momento Magico, dove ho perso purtroppo dall'ospite romano Peraino, che se non fosse venuto avrei vinto io, e quindi per me è stata una grande, oltretutto con un cavallo nato e allevato in Italia da mio zio su a Roma, però è un cavallo a considerarsi sardo di nascita, e quindi grandissima soddisfazione. E anche quest'anno siamo andati molto bene, quindi Bruno, la mia idea è magari riuscire a ripetere. Ci metteresti la firma, sì, la verità, perché siamo andati veramente bene, e anche a Villa Cidro, dove storicamente
abbiamo difficoltà nell'interpretare le corse, gli schemi, quest'anno siamo andati decisamente meglio. Quindi Bruno, bene, ero contentissimo per l'anno scorso, partiamo con lo spirito giusto anche quest'anno. Io sono convinto che i risultati in pista del resto siano la conseguenza del lavoro e dell'organizzazione che c'è al mattino in scuderia, quindi io sono contentissimo di avere dei collaboratori che sono dei ragazzi e in gamba, giovani, entusiasti. In scuderia si respira un'aria piacevole, disinvolta, quindi la verità, sono molto contento, Bruno. Poi rispetto ai primi due anni, perché io sono un neopatentato, ho la patente da 6 anni, i primi 2 anni magari, sai, ho iniziato un po' con un cavallo, poi è arrivato il primo proprietario. Adesso posso dire, dopo qualche anno, di avere un manipolo di proprietari che hanno stima nei miei confronti, io stima nei loro confronti, c'è un rapporto di assoluto rispetto e, diciamo, e fiducia, e quindi sono molto contento. Speriamo di continuare così. Allora, Gianmarco, io ti ringrazio per la collaborazione e grazie per aver concesso questa intervista. Ci vedremo presto anche di Fani. Non mancheremo di vederci. Io ringrazio te, Bruno, ti faccio i complimenti. Al di là del fatto che quello che tu dici o scrivi possa rispettare e assecondare i pensieri di ognuno di noi, perché questo è impossibile, perché ognuno ha le proprie idee e ragiona con la propria testa. A volte, sai, anche parlavamo prima di alcuni tuoi commenti, non è che ogni volta che commenti una corsa a me vada tutto a genio, però Bruno, io ti riconosco che fai un grandissimo lavoro, soprattutto per tutto il comparto di pubblicità, di propaganda, di diffusione, che è quello che ci serve. Quindi Bruno, mancava e ci serve, Bruno, grazie a te. Grazie. Perché l'Ippica ha bisogno continuamente di rigenerarsi, di nuove risorse, coinvolgere i giovani e gente che di cavalli non ne ha mai sentito parlare. Quindi il tuo lavoro è fondamentale. Grazie mille, Gianmarco, a presto. Grazie, Bruno.